Ballo della Lucania 19 giugno a Helen Village. Mi trovo qui in occasione dell'incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle, dal senatore Francesco Castiello, dal titolo Il Museo Archeologico Nazionale di Elevelia come struttura essenziale e irrinunciabile. Ognuno di noi che è qui presente, a partire dalle istituzioni, dai rappresentanti delle associazioni. È stato un incontro importantissimo, ci siamo tuffati nella storia, la storia che in realtà è custode del nostro passato e ci aiuta a capire e a intervenire quindi nel presente e nel futuro. Grazie al collega senatore Francesco Castiello stiamo facendo qualsiasi intervento purché venga creato un museo in superficie. È stato un incontro organizzato dal senatore Castiello in merito al museo archeologico di Velia per quanto riguarda il finanziamento che è arrivato dal Ministero delle Infrastrutture. In sintesi stiamo cercando di utilizzare quei soldi per realizzare qualcosa di duraturo e di concreto a Velia. Ma va bene, vanno bene gli incontri, va bene chiarire l'idea progettuale, è giusto coinvolgere tutto il territorio in una decisione che è importante non solo per il nostro territorio ma per l'Italia, per il mondo, perché è patrimonio mondiale dell'umanità Velia. Però poi dobbiamo trovare assolutamente nel più breve tempo possibile una sintesi, perché si deve passare poi dall'idea progettuale al progetto e poi all'esecuzione. Sì, la mia idea in merito ad un intervento per la realizzazione di un museo archeologico di Velia, al di là delle varie opzioni in campo, un museo ipogeo, un museo di superficie, perché poi lì rientrano anche delle diverse valutazioni tecniche su cui non entro, non essendo un ingegnere, io ritengo che una possibilità per individuare un intervento per Velia sia di inserirlo in un disegno più ampio, territoriale, riscoprendo la dimensione territoriale di Elea Velia, della Cora Velina. Io ci tengo molto e sto seguendo questa telenovela, purtroppo, della fondazione del museo di Elea Velia, la sto seguendo ma da veramente da tanto tempo. E spero che questa possa essere la volta buona. Bisogna subito sgomberare il campo da un equivoco. C'è un progetto organizzato dal Parco Archeologico di Elea Velia, secondo cui si dovrebbe ripiegare su una galleria ipogenea, cioè sotterranea, esattamente una galleria ferroviaria dismessa. Ora, in questa galleria dovrebbe, non si è capito bene, anche perché non ci è stato consentito l'accesso agli atti, e questa è una cosa per la verità piuttosto grave, perché quando un parlamentare come me presenta una domanda d'accesso in una materia di cui si sta occupando istituzionalmente e l'accesso da una pubblica amministrazione venga non consentito, venga rifiutato, beh, è un fatto grave perché intralcia la funzione o legislativa o comunque di sindacato ispettivo, che è quella che a ogni parlamentare spetta di diritto.